Allora ragazzi, vi faccio sentire, ieri sera da Giletti già aveva parlato, credo, a Fanpage, ma abbiamo già dato su Giulia Napolitano, che fra poco magari cercheremo di collegarci, una ragazza immagine che ha rifiutato 15.000 euro per il lato B, cioè per farsi, diciamo, inculare. Vai. Allora, chiedevano sempre comunque di appartarsi con me, però io non ho assolutamente mai accettato. La richiesta più elevata sono stati 15.000 euro per avere il lato B. Mi hanno chiesto di fare una notte a tre. Lei ha detto no? No, no, assolutamente. E altre offerte? Mi hanno chiesto di passare una notte intera io e un'altra ragazza per dormire tutti nello stesso letto, ma dormire si parla di un'ora e tutto il resto è sesso. Preferisco mangiare pane e cipolle piuttosto che aprire sconvolto. Le gambe. Fermo, fermo. Da queste rivelazioni sono sconvolto. No, 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 perché adesso, voglio dire, poi adesso la sentiamo, perché sei sconvolto? La notte a tre, la notte a tre. C'è gente che fa il sesso a tre. No, 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 gli hanno chiesto, le hanno chiesto di fare una notte a tre, perciò in cambio di soldi probabilmente ha rifiutato. No, ma infatti allora un cazzo. Non ho filtri, quindi dico proprio... E lei perché riusciva a dire no? Mi scusi, no? Perché in fondo dice, io oggi sono qua, metto la faccia. E dico, potrei raccontare una cosa, in realtà prendere... Perché è motivata perché mi da fanno... dire no? Mi fanno schifo. Le persone... Io non posso andare a letto con un uomo ed essere pagata. La mia dignità vale 1.000 euro, 500 euro. Preferisco mangiare pane e cipolla che aprire le gambe e stare con la borsa Louis Vuitton al braccio. Ma questo non c'entra nulla, questo era un semplice calcolo. Comunque ragazzi, abbiamo qui una ragazza che è stata intervistata in questi ultimi giorni, prima da Fanpage, poi oggi addirittura dalla signora D'Urso, prima ancora dal signor Giletti, la signora Giulia Napolitano, che è una ragazza immagine, diciamo, che ha frequentato... Diciamo subito che non c'entra nulla con il grande presidente emerito Giorgio Napolitano. Ma no, ma diciamo che non c'entra, che c'entra, ma non questo, vorrei, scusa, che si confondesse, guarda, ma perché no, magari qualche... uno come ascolta magari Radio 24, accende per caso, dice abbiamo in collegamento Giulia Napolitano, uno dice ah beh, si può pensare, no, dici, si può pensare, l'equivoco purtroppo si può creare visto il tipo di radio, fosse radio bru bru probabilmente no, ma l'equivoco. Buonasera Giulia, come stai? Buonasera, tutto bene, voi? Buonasera signora. Beh, non c'è male, non c'è male. Senti, io mi sono abbastanza stupito del fatto che una ragazza disinvolta come te, per carità, io dico disinvolta nel senso che fai la modella eccetera eccetera, fai la donna immagine, hai fatto, anzi, perché non lo fai più, sei andata a diverse, sì, feste, esatto, dove ti pagavano, no, per stare a quelle feste. Vabbè, lì sì, la tua agenzia, non so chi, insomma, ti pagavano per stare là, niente di male. Tu abbia rifiutato 15.000 euro, questo un po' mi ha stupito, devo dire la verità, perché 15.000 euro è una bella cifra. Per il tuo, esatto, anche tu hai detto, beh, mi avrebbero fatto comodo quei soldi, no? Sostanzialmente, certo, per il tuo sedere, diciamo, per il tuo culo, esatto, questo è il punto fondamentale. Però ho una novità sui 15.000 euro che si sono raddoppiati in questi due giorni, perché mi ha scritto un imprenditore, vedi, proponendomi 30.000 euro. Stupendo, mi ha detto, stupendo, no, 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 guarda, 15 sono un'offesa, sono pochi, se vuoi una notte insieme, lato B 30.000. 30.000 euro per il lato B, per il culo della signora, esatto, Giulia Napolitano. Però io voglio dire, ci stai pensando oppure no, oppure già mai? No, 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 mi dispiace, non glielo do comunque. Però scusami Giulia, posso farti una domanda indiscreta? Ma ti voglio dire, una, certo, cosa è essere, come dire, tu sei, da quel punto di vista sei vergine, cioè nel senso, siccome si è parlato molto di questa offerta che ti hanno fatto, cioè una cosa, sì, è, dice, tu non hai mai dato, il lato B non l'hai mai dato, via, zero. No, io nella mia vita do quello che mi pare, anche le orecchie, ma chi dico io senza farmi pagare? Queste no, ma certo, quello non c'è dubbio, però volevo sapere se c'era un pregiudizio perché tu nei confronti dei soldi... No, non ho un pregiudizio nei confronti del lato B nella mia vita privata, però non ti do neanche un dito del piede se mi devi pagare con quest'area da sbruffone... perché vuoi posteriore, no, anche no, manco per... Però scusami per Giulia, è abbastanza strano, io ci credo, per carità, se, che una persona che fa la donna in mano, sei un'eccezione, perché le persone che venivano alle feste con te, diciamo, sì, o che frequentavano, eccetera, molte erano sostanzialmente, facevano l'escort, esatto, o comunque, oppure avevano droghe in cambio, ottenevano droghe in cambio di sesso, questo tu hai raccontato, esatto, sbaglio? Sì, è così assolutamente, il 99% delle ragazze che frequentano feste private, che non sono altro che festini,
comunque si concedono per la droga, si concedono per il denaro facile. Il fatto del perché io non l'abbia fatto è perché evidentemente ho un po' più di dignità di queste ragazze, che non giudico, perché ognuno nel proprio corpo fa quello che gli pare. Certo. Però sinceramente non mi ci vedo a, cioè, tu a... essere chiara, a trombare con uno per 1.000 euro, sinceramente mi fa abbastanza schifo. Cioè, c'è una soglia, siccome sei una che non pensa, cioè, non credo che hai dei pregiudizi su questo qua, cioè, non hai vissuto. Ma hai raccontato che hai vissuto insieme a una, sì, a una, alla mia ex coinquilina, la mia prima ex coinquilina. Sì, era una escort, una vecchia pure, escort. Pure. Sì. Ma un lavoro normale, nessuno, niente. Ma vabbè, perché è normale? No. L'escort è un lavoro normale, ragazzi. Cioè, normale. Ma sì, un lavoro normale come un altro, poi uno lo fa per un periodo, sì, poi per non carità, lo fa più. Saranno, cioè, felici i genitori sapere che la figlia fa l'escort. No, lei non fa l'escort. No, non lei, ho detto la vicina, l'amica, la coinquilina. Perché lei poteva farlo tranquillamente, come avrei potuto farlo tranquillamente pure io, perché io sono siciliana, se faccio qualcosa a mia mamma mica lo viene a sapere. Semplicemente io a lei la avvertivo su tutto. Lei non è che stava nel suo paese, la ragazza era calabrese. Se stava al suo paese era molto più probabile. Ma non è questione di avvertire, quando uno è grande non è che deve avvertire la mamma che cosa fa, ma voglio dire, no, però comunque però i genitori non lo sapevano, mi non sembra lo incredibile. Quanti anni hai tu, Giulia, scusami? 21 anni. E tu quando avevi, cioè, alle ma feste... cosa sogna per il suo futuro? Lei non riesco a capire. Ma vuole fare, vorrà fare anno la modella, proseguire a fare il suo lavoro. Che cazzo, io voglio fare la fotomodella ancora per un po', e poi sinceramente voglio aprirmi un ristorante, perché mi piace mangiare e mi piace la tranquillità. Lo vedi, che tra l'altro non è manco una di quelle proprio filiformi, anche piuttosto. No, è anche in carne la signora Napolitano, cioè non è una di quelle alle forme. Però voglio dire, tu sei andata a un sacco di feste, tra cui anche le feste di Genovese, inutile che ti facciamo ripetere adesso le stesse cose. No, ma... una festa solo per un'ora, sì, esatto. Ma quanta droga girava in generale alle feste, poi anche a quella festa, se lo vuoi, se vuoi dire. Allora, in generale alle feste ne gira sempre parecchia, perché comunque stiamo parlando dell'organizzatore o organizzatrice, perché tutti stanno sottovalutando il fatto che soltanto ormai col fatto di Genovese, Genovese un uomo, Genovese stuprato, solo Genovese organizzava i festini. No, ci sono tante ex escort grandi andate con l'età che sfruttano i contatti che si sono fatti tutta la vita, offrendoli alle ragazze che poi hanno 18, 20, 25, 30 anni, chiedendogli la percentuale su quello che loro hanno guadagnato quella sera, quella festa organizzata da loro. Con, cioè, una clienti, specie di maîtresse, diciamo. Esatto, sono maîtresse, ma le maîtresse conoscono le esigenze sia degli uomini che vengono a queste feste che organizzano loro, sia delle ragazze, quindi la droga... purtroppo gira e ne gira parecchie tipi. Ma tu, spiegami una cosa, ma tu spesso vedi delle ragazze che, cioè, non prendono manco i soldi, prendono solo la droga per farsi e in cambio scopano? Questo è il punto? Sì, le ho viste. Sì, ma sì, ci sono, ragazzi, è pieno, sì, purtroppo sono. È pieno, cioè, nel senso, purtroppo non ci dobbiamo stupire di questo. Ieri sera ho detto una cosa molto semplice, qualcuno mi ha criticato, dici, ma come fai a dire che è normale? La signora D'Urso, ho detto una cosa molto semplice. Ma cosa, non stai mai a casa tua? Posso dire una cosa? No, ho detto posti normali. Ho detto una cosa molto semplice, a parte che non si può uscire la sera, per cui che cazzo faccio? Almeno vado a casa. Stai a casa, leggiti un libro. Allora, ho detto una cosa, noi ci stupiamo, se non fosse stato per lo stupro, nessuno avrebbe parlato di queste feste. Cioè, però è così, lo stupro ha gettato la luce su alcune cose che in Italia esistono, come non solo in Italia, immagino anche in altri posti. Cioè, esistono, sì, delle feste dove, posso dove persone dirti che ricche... trovo incredibile una cosa, magari questa nostra amica che non chiamo Napolitano perché se no si confonde col presidente emerito, la nostra amica Giulia. Giulia. Ecco, trovo incredibile che dello stupro del signor Genovese, dello start-upper genovese, la politica non si sia occupata. Ma che vuol dire? Cioè, ogni volta che c'è uno stupro di un immigrato, ah, tu dici di questo, no, senso, No. La politica si butta a capofitto. Senti, ma secondo te la ragazza ha qualche responsabilità, perché si è andata a mettere in una situazione strana la ragazza, quella oggetto dello studio? No, allora, ognuno è responsabile di tutto quello che fa, di dove va, però sicuramente non se l'è andata a cercare, perché non è che se tu vai in un festino, sì, tu stai dicendo stupratemi. Tu vai a un festino e magari ti offrono 500 ma euro e in quel momento ti va di darla, la dai e ti fai pagare. Se poi non ti va di darla, tu non mi puoi violentare a me. Se no, è no. Sì, a e poi diciamo la verità. No, esatto, brava. E poi diciamo la verità: non è che tutte le feste a base di droga, a base di scambio tra sesso e denaro, vanno a finire con uno stupro. Cioè, io ho frequentato una. Però hai rischiato tu? Hai rischiato? Allora, io ho rischiato, ma non in questo ambiente, ma nel mio ambiente fotografico. A 8 giorni dal compimento dei miei 18 anni sono stata sequestrata per 3 giorni, picchiata per 3 giorni da un fotoamatore di Napoli, perché di
voleva tutta per sé, se la mia Barbie, ero bionda all'epoca, ha fatto questa cosa orribile. Ma t'ha stuprato? No, non ha abusato di me a livello sessuale, però comunque violenza fisica, sì, perché non volevo restare con lui a Napoli, perché mi volevo sentire con una mia amica giù, perché aveva paura che io, insomma, avvertissi qualcuno, insomma, le ho prese. Mia mamma non ha saputo nulla, l'ha saputo dopo un anno, più o meno, sì. E quindi comunque in quell'ambiente io ho rischiato, nell'ambiente delle feste, che io sappia no, poi magari mi è andata bene perché sono stata anche a una festa dove l'organizzatore o il cliente era un malintenzionato. Cioè, ma si sapeva che Genovese era uno che aveva gusti sessuali un po' particolari, o no? Io Genovese non lo conosco, quando sono stata a questa festa ci sono capitata perché una mia amica, conoscente milanese, sì, mi ha detto: ti prego dai andiamo, ti prego, sai che a me piace divertirmi in un certo modo. Sei stato un'ora, hai visto droga in giro, immagino. Sì, esatto, lei ha sniffato tutta l'ora, perché lei infatti mi ha detto: ti prego, sai come sono fatta io, mi piace divertirmi in un certo modo, e per divertirmi ha pippato tutta l'ora e basta. Tu esatto. E dopo un'ora te ne sei andata. Fermi tutti, ferma là, adesso torniamo. Sì. Allora ragazzi, abbiamo con noi Giulia Napolitano, che non showgirl, è parente del presidente, no, modella, e che ha partecipato a un sacco di feste private dove circola un sacco di droga. Ma parliamo di una cosa scontata. Bellissimo, ragazzi, feste private, un sacco di droga. Ma appunto, parliamo di cose scontate, cioè di cose che se non ci fosse stato questo episodio qui, nessuno ne parlerebbe in maniera così esplicita. Nessuno avrebbe parlato anche di Giulia Napolitano, probabilmente. Insomma, finora solo per aver messo costato il culo al Colosseo, vedo sulle cronache. Sì, ha fatto benissimo per perché cui un po' di sciacallaggio lo abbiamo fatto, insomma. Ma che c'è tra sciacallaggio? Abbiamo avuto un tempo perfetto alla Pippo Inzaghi per eri in area, hai visto che quella è stata stuprata e tac. No, che c'entra? Giù un attimo. Allora, quello è un servizio fotografico fatto con un giornale interviste di questi giorni. Scusami un attimo. Piazza al Colosseo l'ho fatto perché, visto che la politica ci lascia in mutande, a questo punto me le tolgo e ci vado pure in giro, visto che si può fare per legge. Per lavoro, esatto. In questi giorni, avendo partecipato come ragazzi Immagine Festa, ha raccontato la sua esperienza. Sì. Qual è il problema? Facciamo passare il messaggio che Giulia è la santa e quell'altro sono quattro troie. Guarda che non è così difficile scoprire. Non sono una santa, nella mia vita personale non sono una santa, però semplicemente non mi va di darla per soldi. Posso farlo? Certo, ragazzi, sarebbe facile tra l'altro scoprire quella che è stata stuprata invece troie, un po'. No. Bravo, non ha detto che sono troie, ha detto semplicemente che fanno una scelta diversa dalla sua, ragazzi. Ma perché? Esatto. Perché gli devi dire che sono troie? Non ho capito, mica ha detto che sono troie. Perché il messaggio che passa è che si può dire di no, e quindi quelle altre hanno detto di sì, per converso. Cosa? No, è evidente questa cosa. Se lei le giudica troie, questo è un problema tuo. C'ha ragione la signorina. Non c'è nessuna speculazione. Però scusami, Giulia, io voglio capire una cosa. Ma intanto è arrivata questa offerta da 30.000 per il culo, diciamo, sostanzialmente. Sì, già declinata. Io però posso dire, io ho qualche riflessione. Se non sei più vergine, diciamo, analmente, io ho qualche riflessione, come pare che tu, insomma, più o meno l'hai detto, che nella vita privata fai quello che ti pare, dunque anche quello, immagino. Sì. Io qualche riflessione sui 30.000 li farei. Poi dipende dalla persona, però certo. Perché se non mi piace non mi apro. Se non ti piace non ti apro. Pensa che notizia, non mi fanno aprire, ho questo difetto. Ragazzi, ognuno, Gottardo che non ci crede, per esempio. Secondo me, perché devi dire che fa la mignotta mentre non fa la mignotta? Scusa, non ho capito. Chi lo dice? Mai sospettato. Però scusami un attimo. Gottardo, forse sì, amica. Se fosse donna lei, a questo punto, per non credervi, forse la darebbe per denaro, se non ha tutta questa... Ah, quello è sicuro. Gottardo, sicuro. Per denaro fa anche di peggio. Allora è questo. Allora lei è più aperto di me. Certamente non andrei in giro a vantarmene. È una cosa scontata. Senti, che proposte... Non è scontata. Che proposte ti hanno fatto? Le daremo una medaglia. Ma non vuole la medaglia. Sta raccontando una cosa sua. Non vuole nessuna medaglia. Non pensa di essere una santa, tutt'altro. Sta raccontando una cosa sua. Ma se lo racconta da tre giorni su tutti i TV. Ma sono cazzi
nostri, alla gente, ma sono cazzi nostri. Alla gente, è riuscito a piazzarlo persino alla zanzara. Senti, ma non dire cazzate, l'ho cercata io. Scusami, Giulia, perdona, ma purtroppo. Io mi diverto. No, mi lo diverto. So che ti diverti. No, senti, perdoni, poveretto. Mi piace far sapere alle persone bigotte, mi piace far sapere all'Italia che è bigotte, chiude, si tappa gli occhi, si tappa le orecchie. Che esiste questo mondo e che tante ragazze ci vanno a finire, si fanno una striscia e poi buonanotte ai suonatori, la vanno a dare pure per la droga, quindi più se ne parla e meglio è, visto che se non fosse stato per Genovese, sì, qua non si sarebbe parlato. Questo è vero. Per continueranno, perché non sarebbe avvenuto nulla di tutto ciò, però in questo caso cogliamo l'occasione nel dramma di parlare di un argomento delicato che mi sembra il caso di affrontare, visto che ormai tante ragazzine hanno un eccesso di libertà che può portare anche a questi ambienti. Sì, poi secondo me, poi posso dirti, superati i 18 anni, uno può fare quello che vuole del proprio corpo, della propria vita. Cioè se uno decide di darla via o comunque di fare la prostituta, la escort in cambio di qualcosa, sennò poi, una cosa, poi c'è lo spaccio di droga che è un altro discorso, naturalmente. Spaccio di droga, assunzione, a me dispiace per le ragazze che si sono. Cioè tu non te la sei mai fatta, una pippa di una striscia di cocaina, no, non te la sei mai fatta. No, ragazzi, su questo io ho il terrore, perché comunque sono cose che ti tolgono la lucidità e sono dipendenze. Io non mi voglio trovare, scusate se lo dico sempre, col culo a terra per via della droga, perché io divento dipendente e ogni centesimo che mi faccio lo vado a dare al pusher. No, non è una cosa che rientra proprio. Senti, nella... ma le persone, le ragazze che vanno lì lo fanno anche perché magari non vogliono sentirsi un po', vogliono sentirsi alla pari, perché siccome magari sono chi le recluta, magari è lo fanno anche per quello? Per sentirsi alla pari di chi? Di chi le recluta? Sì, di chi le... Ma allora, sicuramente se ci sono persone che le reclutano, che fanno uso di sostanze, non tutti ti spingono, però magari dai, fatti una striscia, te lo dicono. Quindi non tutti quanti, però anche per battuta c'è chi lo fa, e se sei una ragazza di 18 anni, sei maggiorenne, però sei sempre una ragazzina piccola, anch'io sono una ragazzina ancora. Beh, c'hai 21 anni, sì. Beh, esatto, mia, sei molto volubile, magari dici vabbè dai, che ci fa, sti cazzi, mi faccio una spiccia, che ci fa, mica mi sto bruciando tutti i neuroni, dai una, che due, mondo, tre, e ti trovi schiava della droga. Senti, quindi... senti una cosa, ma il sesso, sì, in queste paesi, cioè, si fa, tu hai saputo anche di feste dove si fa sesso sul posto proprio? Sì, tutte le feste. Allora, a te per esempio, che offerte, che proposte ti hanno fatto? Oltre a quelle che. Oltre a quella, ci sono state persone, dai, passiamo tutta la notte insieme, dormiamo io e Tizia, io, tu e Tizia, per dire, sì, che ne so, Esmeralda, così facendo macacchio, dormiamo tutte e tre, poi facciamo tante cose belle, il giorno dopo vi porto a fare shopping, vi do 1.000 euro, stiamo insieme, però vi voglio vedere mentre mi faccio una sega, cioè io qua parlo senza filtri, sì, questo sì, è quanto. Sì, sì, mi hanno detto, dai, mamma, ti guardo, mia, mi fate, voi fate. Vabbè, tu non l'hai fatto, però c'è gente che lo fa apertamente, c'è gente che lo fa senza problemi. Assolutamente. Vabbè. Gente che si guarda i porno e nel frattempo, per esempio, guarda un porno lesbo, poi vuole rivedere la scena che sta guardando, che ne so, nel tablet, sì, nella realtà, con due ragazze davanti. Con due ragazze davanti, sì. E la, esatto. E la storia del prete? Dove l'hai visto sto prete? A Roma. C'era questo prete che ha fatto stendere tutte e tre queste ragazze sul letto con una striscia di cocaina sul pupe. Poi vabbè, lui la sniffava a turno e poi vabbè. Poi se le scopava? Ci stava, esatto. Sì. Cioè, tu hai visto la scena che se le scopava? Pure. Sì. Sto prete, ma sei sicuro che era un prete? Sì, 100%. Assolutamente. 100% sicurissimo. È vero. Beh, non ho altro da aggiungere. Cocaina sulla figa, sostanzialmente, sniffava e poi se ne trombava. Boh, esatto. Vabbè, esatto. Ma gliela faceva? Prima rapporto orale, poi trombata. Esatto. Ma una scena da Suburra, ma, praticamente. Ma riusciva a farlo o no? Perché qualcuno dice che con la cocaina non si tromba tanto bene. Allora, cioè... No, è vero. Inizialmente, io questa cosa mi sono fatta la mia cultura, me l'hanno detto questi ragazzi. Inizialmente sei un cavallo, come dicono loro. Poi non ti si alza più. Questo prete aveva non aveva niente di entusiasmante da vedere, però comunque se l'è fatte, quindi ancora gli si alzava. Cioè qualcosina ce l'aveva. Qualcosa dice. C'era di qualcosa tipo. C'era di qualcosa, che di mondo, qualcosa di duro c'era, cioè qualcosa, esatto, qualcosa di decente c'era. Ma l'hai visto con i tuoi occhi, cioè non era No, non è una cosa riferita, l'ho visto io. L'hai visto tu. Dunque il prete che dotazione aveva più o meno, cioè decente. Ma no, ma così per immaginarmi la scena. Ma uno pieno di sotto Natale, pieno di cocaina, pieno di cocaina che mette il piselle dentro tre donne, mia, non so, ragazzi, è una cosa incredibile. Mamma mia. Ciao Giulia, ti abbraccio, grazie, ciao, grazie, presto, grazie, ciao, a voi, ciao. Ma grazie di che cosa poi? Grazie delle porcherie, ma io ringrazio uno che dice delle porcherie.
ragazzi, carro dalla provincia di Lecco, vai, vai, vai.